il Dio dei cristiani è il Dio della metamorfosi. Voi gettate nel suo seno il dolore e ne ritraete la pace. Voi gettate la disperazione e vedrete galleggiare la speranza. Cari amici, pace e bene a tutti voi. E da Pietrelcina giunga per voi il saluto e la benedizione del Signore per intercessione di San Pio da Pietrelcina. E oggi Padre Pio ci presenta, attraverso le sue lettere, attraverso i suoi scritti, ci presenta una particolare condizione della fede. Forse l'abbiamo anche detta in questi giorni, però in maniera velata. Oggi Padre Pio ce la esplicita, no? Dice: il Dio dei cristiani è il Dio della metamorfosi. Che significa? Dice Padre Pio: voi gettate nel suo seno, cioè nel cuore di Dio, il dolore e ne ritirate la pace. Ecco la metamorfosi. Dio trasforma il nostro dolore, la nostra sofferenza, la trasforma in pace. Poi continua Padre Pio: voi gettate la disperazione e vedrete galleggiare la speranza. Che belle queste parole, che belle queste parole, perché ci aprono alla fiducia, ci aprono a vivere questo giorno nella serenità. La serenità non è provocata magari dall'assenza di problemi. La serenità del cristiano, la serenità della vita cristiana, non è l'assenza di problemi, cioè non avere problemi, non avere malattie, stare bene economicamente. Non è questa la serenità cristiana, ma la serenità cristiana è proprio provocata da questa metamorfosi che Dio, come dice Padre Pio, che Dio provoca nella nostra vita. Cioè noi gli diamo la nostra sofferenza, gli diamo le nostre croci, gli diamo i nostri dolori e lui in cambio ci dà la pace. Però per fare questo, fratelli miei, lo dobbiamo sperimentare. Dobbiamo sperimentare concretamente tutto questo nella nostra vita con una parola importante che si chiama abbandono. Dobbiamo sperimentare cosa significhi abbandonarci a Dio. Questo abbandono che significa anche fiducia. Fidarsi di Dio, sapere che Dio è provvidenza, sapere che Dio pensa a noi, sapere che Dio non è quel padre che ci minaccia, ci giudica o ci castiga, ma è quel Dio che diventa provvidenza, misericordia e benedizione per ciascuno di noi. E allora, ecco, questo abbandono confidente accompagni la nostra giornata, questo atto di abbandono, ecco, accompagni i nostri atti, mi accompagni anche le nostre croci, nella certezza e nella speranza che chi si abbandona in Dio, chi si fida di Dio, realmente trova la pace quotidiana. Dove la possiamo trovare la pace noi, fratelli miei? Non nel mondo, non nelle cose del mondo. E purtroppo l'uomo di oggi si ostina, no? a voler cercare la pace, la serenità, nello svago, nelle cose temporali, non nelle cose del mondo, e poi rimane sempre deluso. La nostra pace, la nostra fiducia, la nostra serenità, il nostro benessere spirituale, psicologico, fisico, potremmo anche dire, tutto questo si trova nel cuore di Dio. E dice Padre Pio: quanto più noi ci abbandoniamo a Dio, quanto più noi riversiamo in Dio tutto questo, tanto più sperimentiamo la sua pace. Ma se vogliamo procurarci la pace da soli, se vogliamo procurarci la serenità da soli, non ce la facciamo, potremmo combinare solo guai. Allora abbandoniamoci a Dio, così come Padre Pio ci suggerisce. E da questo luogo, da questo altare, no? Dove Padre Pio ha vissuto questa speranza, ha vissuto questa sua unione intima con il Signore, dove lui ha sperimentato realmente la sua metamorfosi, no? Nel senso che offriva a Dio la sua passione, offriva a Dio la sua croce e Dio gli dava forza e speranza, da questo luogo giunga per tutti voi questo augurio, l'augurio di abbandonarsi sempre di più alle mani di Dio che è Padre. E a tutti voi auguro una buona e santa giornata.